Sguardo imperturbabile, fisso, di ghiaccio. Francesco Barone non tentenna neppure un momento quando sua madre gli chiede perdono. Urla Francesca Bellocco, si rivolge a colui che ha generato ed implora una clemenza non contemplata dal tribunale dell'Ndrangheta. Poi, in quella maledetta notte fra il 17 e il 18 agosto di 4 anni fa, muore per mano del figlio. L'accusa è di aver amato un uomo che non è il marito, un'onta che va lavata col sangue per salvare quello che i mafiosi impropriamente chiamano onore. Barone pensa di farla franca facendo sparire il corpo della madre. Si sbaglia perché dalla finestra di fronte qualcuno nota tutto. Gli uomini incappucciati che piombano in casa, la sua fuga col cadavere in auto. Quel testimone rompe il muro dell'omertà, seppur impaurito. Sa che sono uomini di 'Ndrangheta, sanguinari ed assassini. Ma la voglia di giustizia vince e Barone finisce in cella. Il processo davanti alla corte d'assise di Palmi fila via senza colpi di scena. Del resto la ricostruzione della pubblica accusa è certosina e granitica. Carcere a vita, dicono i giudici. Una decisione che il giovane killer mette in conto da un pezzo, sebbene i suoi avvocati provino a tirarlo fuori dai guai. Ma non c'è via di fuga. Ora non resta che attendere le motivazioni della sentenza ed un prevedibile ricorso in appello per tentare di sovvertire una strada già segnata. Né il corpo di Francesca né quello del suo compagno sono stati mai ritrovati, ma al di là di condanne e sentenze, sono in molti oggi a chiedersi se in questi 4 anni Barone si sia mai pentito, almeno per un momento, di non aver accolto la preghiera di sua madre. Consolato Minniti per la CNews 24.